Allora, buongiorno. Oggi approfitto del fatto che non c'è aula e non ci sono commissioni. Volevo fare con voi un ragionamento su un provvedimento che abbiamo votato ieri e che non è uscito molto sui giornali. Oggi ho provato a dare un'occhiata, ma non ho trovato grandi notizie, per cui la notizia ve la darò io adesso e ci aggiungo qualche riflessione. Ok, allora la notizia che non è passata molto sui giornali e telegiornali, perché io ho provato appunto a cercarla in rete e ho trovato veramente pochissime notizie, riguarda il fatto che ieri qui in Senato abbiamo approvato definitivamente una legge che vieta il finanziamento di aziende che producano o sono in altra maniera collegate alla filiera delle mine, le mine anti-uomo. Quindi nel dettaglio questa legge introduce un divieto totale ai finanziamenti, quindi le banche non potranno più finanziare società in qualsiasi forma giuridica questa sia costituita, società che abbiano sedi sia in Italia che all'estero o anche tramite società controllate, società che appunto svolgano attività di costruzione, produzione, sviluppo, assemblaggio, riparazione, conservazione, impiego, importazione, eccetera, eccetera, delle mine anti-uomo. E questa chiaramente è una bella notizia. Ma i ragionamenti che volevo farvi sono diversi. Il primo è, c'è veramente stato il bisogno di fare una legge per vietare alle banche di finanziare questo tipo di costruzione di armi particolarmente odiose? Tutte le armi sono assolutamente odiose, questa lo è particolarmente perché, come sapete bene, la mina è nascosta sotto il terreno, quindi è maledettamente subdola, non c'è un segno palese della sua presenza e quindi colpisce nella maniera più subdola e a tradimento possibile. E la risposta è sì, c'è stato bisogno perché la costruzione di armi chiaramente è un'attività legittima, è assolutamente un'attività legittima, quindi si può fare e le banche possono finanziare le aziende che producono questo tipo di prodotti, così come possono finanziare chi produce automobili, scarpe, vestiti, eccetera, eccetera. E il primo ragionamento che volevo farvi, ve lo faccio da molti anni, oggi ribadisco, non abbiamo aula, non abbiamo commissione e quindi mi permetto di farvi questi ragionamenti. Intanto permettetevi anche che faccio qualche saluto perché non lo faccio mai e mi rendo conto che non è simpaticissimo non rispondere mai a chi mi saluta o a chi scrive. E scusate, ovviamente io cerco di fare sempre video molto, molto veloci e quindi di non perdere tempo in saluti, però saluto Luigi Rizzetto, Carlo Serratore, Luca Reiteri, Valerio Conficconi, Antonio Zantonini, Giulia Pozzuoli, Antonella Lauria che mi stanno guardando. E il primo ragionamento è questo: molte persone non sanno che il semplice fatto di avere un conto corrente in banca indirettamente va a favorire questo tipo di finanziamenti, cioè di finanziamenti ad imprese che producono armi. Molto spesso io nei passati 10 anni ho fatto video, ho fatto articoli dicendo attenzione, verificate come vengono utilizzati i vostri soldi. I soldi che voi tenete nel conto corrente, a vostra insaputa, spesso, direttamente o indirettamente, vengono utilizzati per finanziamenti, per finanziare imprese che producono armi. Se non siete d'accordo con questa tipologia di utilizzo, potete cambiare istituto finanziario. Ci sono istituti finanziari che si sono impegnati, e il bilancio lo dimostra, lo prova, a non finanziare assolutamente il comparto delle armi. Così come nel caso citato, non finanziano nemmeno le energie fossili, non finanziano altre tipologie di
produzioni che vengono ritenute non etiche, immorali. Per cui moltissimo potete fare ciascuno di voi semplicemente scegliendo degli istituti finanziari che per statuto hanno escluso la finanziabilità appunto di aziende di questo tipo. C'è un'altra considerazione. Chiaramente una banca ha un tot di risorse a disposizione. Se sceglie di utilizzare una parte delle sue risorse finanziarie per finanziare società che producono armi, chiaramente elimina una parte delle sue possibilità, riduce le sue possibilità per quanto riguarda i finanziamenti invece di attività, diciamo così, più etiche, più virtuose. Quindi se io faccio un esempio banale, sono una banca, ho a disposizione 1 milione di euro e mezzo milione di euro lo presto a una società che produce armi, me ne rimane solo mezzo milione del milione di partenza per prestare ad attività che invece magari fanno agricoltura, fanno manifattura, scarpe, vestiti, aziende metalmeccaniche, tutta l'attività, diciamo così, più virtuosa, perché ribadisco, costruire armi è legale, non sto dicendo che sia illegale, però presumo, anzi sono certo, che è più virtuoso, è più costruttivo costruire qualcosa che non sia un'arma di distruzione o un'arma di offesa personale o bombe e altro che distruggono gli oggetti oltre che le persone. Quindi ribadisco, anche in questo caso ciascuno di voi ha la possibilità di scegliere istituti finanziari che utilizzano i vostri risparmi, perché ricordate sempre che la banca ha una leva finanziaria molto elevata, per cui se in cassaforte, scusate la semplicità del linguaggio, ma se in cassaforte ha 1 milione di euro, con quel milione di euro tranquillamente ne può finanziare 10 milioni di prestiti verso aziende. Quindi ribadisco, ognuno di voi può scegliere istituti finanziari che investono solo in attività produttive virtuose, chiamiamole così, virtuose. Poi volevo farvi un altro ragionamento. Ieri appunto in Senato abbiamo votato, e tra l'altro anche all'unanimità, questa nuova legge che vieta il finanziamento appunto di aziende che sono nel settore delle armi. Benissimo. Però esistono solo le mine fisiche? Le mine, le bombe a grappolo fisiche, le armi fisiche, o esistono anche armi, diciamo così, economiche, armi di mercato, armi speculative? E vado molto più nel concreto. I prodotti derivati. Negli ultimi 10 anni credo che ormai moltissime persone abbiano imparato o almeno sentito nominare questi prodotti finanziari derivati, che nella stragrande maggioranza dei casi, in almeno il 90% dei casi, non sono degli investimenti nel senso virtuoso del termine. Per cui io investo in un'azienda, spero che quell'azienda cresca, faccia utili e a fine anno avrò la famosa cedola, avrò i famosi dividendi, quindi di quello che l'azienda ha guadagnato me ne spetterà una parte perché io, avendoci investito, mi spetterà una parte di quello che l'azienda è riuscita a guadagnare con il suo funzionamento. Ecco, la stragrande maggioranza di quello che avviene nei mercati, si chiamano high frequency trading, cioè commercio ad altissima velocità, il 90% delle operazioni durano pochi secondi o poche frazioni di secondo, perché sono delle scommesse che inseguono se stesse, delle scommesse fine a se stesse che durano appunto pochi istanti. E diciamo così, la cosa che molti non conoscono a sufficienza è che io posso scommettere non solo semplicemente sul fatto che una determinata azienda cresca di valore, ma posso scommettere anche sul fatto che diminuisca il suo valore, posso scommettere anche sul comportamento meteorologico, cioè posso scommettere che in Africa o in una determinata porzione dell'Africa ci sarà una carestia. Posso scommettere che ci sarà una siccità, posso
Posso scommettere che ci saranno tifoni, tornadi. Posso scommettere sul fatto che il prezzo del cibo aumenterà o posso scommettere che diminuirà. Posso fare tantissime tipologie di scommesse che di etico non hanno veramente nulla. E questo, ribadisco, è almeno il 90% del mercato. Quindi, anche in questo caso, molto spesso, senza che voi ve ne rendiate conto, i vostri soldi che vengono utilizzati poi per lavorare su questi mercati, lavorare si fa per dire, per scommettere, per speculare su questi mercati, possono servire per determinare delle situazioni veramente deprecabili, assolutamente deprecabili. E questo, ribadisco, se non avete valutato attentamente l'istituto finanziario o il fondo di investimento nel quale avete appoggiato, avete investito i vostri risparmi, questo assolutamente può succedere. Può succedere che il vostro denaro venga utilizzato per scommettere sul fatto che ci sarà una carestia in Senegal piuttosto che in Etiopia l'anno prossimo e, se questo succederà, guadagnare dei soldi. Infine, inoltre un altro ragionamento volevo farvi, che praticamente è l'unico perché non voglio ripetere cose che in questi anni ho già detto molte volte, ve le voglio solo accennare, poi per chi ha piacere di approfondire nel mio canale YouTube, nei miei social, nei miei siti, trova tantissimo materiale e soprattutto trova anche alcune informazioni sulle possibili alternative. Ecco, dicevo. C'è un'altra scelta che si può fare quando si valuta l'istituto di credito a cui appoggiarsi. Intanto saluto anche Patrizia Pellegrino, Tonia Strippoli, Francesco Su, Elisa Addazio, Domenico Tancredi. L'ultimo ragionamento che volevo farvi è questo, che potete valutare appunto nella scelta dell'istituto finanziario, visto che quasi tutti abbiamo una banca, abbiamo un conto corrente. È quello che si chiama azionariato critico o azionariato attivo. Cosa vuol dire? Vuol dire che quando qualcuno acquista delle azioni di una società, ne diventa socio. E fin qua tutto normale. Diventandone socio, però, io a quel punto non solo ho accesso ai documenti, perché sono socio, ho accesso ai documenti, ma ho anche la possibilità di partecipare all'assemblea degli azionisti e naturalmente portare sia le mie critiche che le mie eventuali richieste e suggerimenti. Sono un socio, posso farlo. Ora è chiaro che molti di noi, molti di voi, normali cittadini, dicono: sì, vabbè, ma io sono Pinco Pallino. Anche se mi acquisto 10 azioni, 100 azioni della Microsoft piuttosto che di FCA, piuttosto che della Bayer, piuttosto che di una qualche multinazionale, io non ho né il tempo, né le competenze, né i soldi per andare nella città in cui verrà fatta l'assemblea dei soci e dire chissà che cosa. Io non ho, ribadisco, né il tempo, né le competenze, spesso né i soldi per fare questa attività. Bene, sappiate che ci sono istituti finanziari che fanno questo, cioè comprano delle azioni di tipicamente grandi, importanti società, non tanto per specularci sopra, per rivenderle il giorno dopo o 6 mesi dopo, sperando di trarne un guadagno perché le azioni magari si sono elevate di prezzo, ma si comprano azioni semplicemente perché così poi hanno il diritto, il sacrosanto diritto di andare all'assemblea dei soci e criticare quello che secondo loro va male e dare anche suggerimenti, confrontarsi, opzioni, comportarsi in maniera differente. E questa è una cosa che funziona, perché quando le aziende si rendono conto di avere davanti un soggetto non solo competente, capace, determinato e costante, ma anche che dà dei suggerimenti buoni, dei suggerimenti buoni che possono persino far guadagnare di più l'azienda, renderla più stabile, più solida, creare un rapporto fiduciario migliore con i propri clienti,
Allora questi suggerimenti vengono ascoltati. Quindi, ribadisco, potete scegliere una banca che tra i propri compiti ha anche questo e lo fa costantemente e ci aggiorna, dico ci perché anch'io sono socio di questa banca, di una di queste banche e lo ribadisco ormai da più di 15 anni. Fanno queste cose che io singolarmente non potrei mai poi fare perché non ho il tempo, non ho le competenze, non ho la possibilità di viaggiare da un capo all'altro del mondo o anche solo in Italia per andare a fare queste cose. E ovviamente sto parlando come cittadino, non sto parlando come parlamentare, sto parlando come cittadino, non avrei il tempo di fare queste operazioni. Premesso che anche come parlamentare, comunque, se una banca si comporta in maniera legittima, cioè rimane all'interno del perimetro delle leggi, io non posso dire niente, o meglio, posso dare così un giudizio morale, ma finché è all'interno delle leggi può farlo, possiamo cambiare le leggi, questo sì, di questo ne parleremo altre volte, vi ho già detto tante altre volte che è intenzione di fare la famosa separazione tra banche d'affari e banche commerciali, proprio per dare in maniera a chi vuole. Rischiare di andare in banche in cui appunto si rischia e chi non vuole rischiare invece di andare in banche in cui non si rischia perché sono banche che fanno solo da cassaforte e che investono solo in titoli assolutamente garantiti come per esempio i titoli di Stato. Ecco, detto questo, l'azionariato critico e l'azionariato attivo lo trovate tranquillamente in internet, potete approfondire tranquillamente sia sul mio sui miei social, sui miei siti, in cui ho una sezione in cui approfondisco proprio queste materie legate alla finanza. E questo lo ribadisco per l'ennesima volta, non è, diciamo così, un fuoco di paglia né come quantità né come qualità, perché negli ultimi anni ci sono stati studi comparativi tra 20 banche, diciamo così, che si comportano in questa maniera estremamente etica, e invece, dall'altra parte, come termine di paragone, banche, diciamo così, tradizionali, banche tradizionali. E si è scoperto, si è confermato numeri alla mano, matematica alla mano, quindi con i bilanci, quindi non opinioni, ma i dati che ci sono sui bilanci, che queste banche che si comportano in maniera decisamente più etica, infatti si chiamano banche etiche, sono più solide, sono più redditizie, prestano più denaro in proporzione a quello che hanno appunto come disponibilità, ne prestano di più, quindi sono assolutamente vincenti su tutta la linea. E questo vale anche per i loro fondi di investimento, perché queste banche hanno anche i loro fondi di investimento, hanno le loro SGR, società di gestione del risparmio, e anche l'altro giorno è uscita la notizia, l'ennesima premiazione di uno di questi fondi etici, che per l'ennesima volta ha avuto dei rendimenti molto, molto, molto buoni, quindi assolutamente si riesce a coniugare l'etica con risparmio e guadagno. Perché? Perché se si investe in tecnologie pulite e innovative come le tecnologie delle energie rinnovabili, come la chimica verde, come le tecnologie legate all'acqua, la depurazione dell'acqua, la dissalazione dell'acqua, la filtrazione dell'acqua, eccetera, l'agricoltura di precisione, l'agricoltura di qualità, tutta una serie di prodotti e servizi assolutamente etici, costruttivi, virtuosi, molto spesso si ottengono guadagni superiori a quelli di mercati che magari hanno dei picchi di guadagno, ma poi hanno anche degli affossamenti di perdita. Quindi questo mio video di oggi voleva essere un ennesimo invito a chi non conosce queste alternative, perché io continuo a salire nei taxi o a trovarmi in altre situazioni in cui chiacchierando con le persone, inevitabilmente molto spesso si finisce per parlare di banche e ogni volta che accenno e inizio a spiegare che esistono queste realtà completamente differenti, dall'altra parte mi guardano con gli occhi sgranati,
E mi dicono, ma io non avevo la più pallida idea che esistessero queste alternative. Siamo talmente abituati ad avere a che fare, diciamo così, con le banche normali e con le loro troppo spesso comportamenti non, diciamo così, non eccellenti. Siamo talmente abituati e naturalmente i mass media non ci aiutano a sufficienza perché non parlano delle alternative appunto etiche. Che il risultato è che appunto molto spesso non le cerchiamo nemmeno. Fortunatamente queste banche esistono. In Italia abbiamo persino una legge che dal 2016 definisce, classifica la finanza etica. Anche questo non si sa. In Italia dal 2016 c'è una legge che definisce che cosa è la finanza etica e quali criteri deve rispettare un istituto finanziario per essere appunto, diciamo così, ammissibile alla dizione di finanza etica. Quindi la cosa è persino super ufficiale e super regolamentata. E non a caso in Italia c'è solo un istituto in questo momento, purtroppo, che può fregiarsi di questo titolo. Io aspetto con grandissima ansia che ce ne siano 2, 3, 4, 5, 6, 10, in maniera tale che quando parlerò di queste cose, finalmente potrò dire, che non tengo la bandiera di un istituto specifico, ma parlo della categoria. In questo momento, purtroppo, parlo di un unico istituto, ma purtroppo non perché gli altri siano vietati, non possono fargli concorrenza. È che in questo momento, da 20 anni, perché ha 20 anni questo istituto, da 20 anni c'è solo lui in Italia, mentre nel resto d'Europa ce ne sono altri circa altri 25. Bene, al di là di alcuni commenti, diciamo, classici, diciamo con critiche, per carità le critiche sono legittime, ma io invito tutti a riflettere sul fatto che ciascuno di voi può fare una scelta. Può fare una scelta. Ricchi o poveri, che abbiate tanto o abbiate poco in banca, non ha importanza, scegliendo una banca che non investe in società che costruiscono armi, che non investe in fonti fossili, che non investe in energia nucleare e in una serie di altre, attività, diciamo così, legittime formalmente, ma moralmente molto discutibili. Voi potete fare assolutamente la differenza. Per cui ringrazio anche Rosa Vartuli. Grazie a te, Rosa, che hai seguito questa diretta. Giulia Pozzuoli, sono poche le banche etiche. Sì, infatti l'ho appena detto e io mi auguro che ne nascano molte altre nei prossimi anni. Saluto anche Marco Pegorer. Ecco Rosa, io l'ho già detto, ce n'è una sola, non voglio essere così sfacciato da fare per l'ennesima volta il nome. Io ne parlo, diciamo, con una certa tranquillità perché fortunatamente avendo un mio sito, diciamo così, storico, è facilmente appurabile che ne parlavo spessissimo anche prima di essere parlamentare, per cui nessuno mi può dire lo fai solo perché ne è un tornaconto. Tra l'altro, sfido chiunque a dimostrare che ne è un tornaconto dal momento che questa tipologia di banche, per statuto, e lo ha fatto in questi 20 anni, non ha mai distribuito un euro di dividendo. Quindi sono banche che non nascono per far arricchire i propri soci, sono banche che nascono per usare il denaro come deve essere usato, in maniera conforme, in maniera prudente, in maniera etica, in maniera assolutamente etica. Quindi io ne sono socio da 18 anni, non ho mai preso un centesimo in dividendi e in nessun altro tipo di, diciamo così, di non ci sono altri tipi di remunerazione, cioè ci sarebbe il dividendo, ma non è mai, non, la, questo tipo di banca non ha mai dato un centesimo in dividendi, per cui non mi fa nessun tipo di tasso migliore o peggiore rispetto a qualsiasi altro socio, perché appunto io sono socio oltre che cliente, quindi non ne ho assolutamente nessun problema.
vantaggio personale. Non ho familiari, non ho fratelli, sorelle, impiegati o che abbiano aziende che abbiano ricevuto finanziamenti da questa banca. Non. Forse avrò un parente di terzo, quarto, quinto grado che avrà ricevuto un finanziamento, ma ovviamente non arrivo a essere così pervasivo. E anzi, sono banche che, anzi, è una banca che mette nel proprio sito visualizzabile da chiunque, anche se non è cliente, anche se non è cliente, mette i prestiti effettuati a persone giuridiche, in maniera che uno possa controllare come vengono utilizzati i propri soldi, cioè la banca che tipo di finanziamenti eroga. Non può mettere i dati dei finanziamenti delle persone fisiche per ovvi motivi di privacy. Per ovvi motivi di privacy, non si può scrivere che la banca ha dato un mutuo di 100.000 euro al signor Rossi e Giampaolo di Ferrara, perché chiaramente ci sarebbe un problema assolutamente giustificato, giustificabile di privacy. Però mette, per esempio, cooperativa Pinco Pallino, prestati 20.000 euro per acquisto trattore. Società Pippo Pluto, prestati 15.000 euro per acquisto attrezzature d'ufficio. Azienda XY, prestati 50.000 euro per acquisto di un tornio e di una macchina a controllo numerico. Quindi uno può verificare nero su bianco come vengono prestati i soldi, che alla fine sono i soldi di tutti i risparmiatori, soci e clienti di quella banca. Quindi, ho preso a spunto la notizia di ieri, la votazione di ieri, che oggi sui giornali si fa fatica a trovarla. Abbiamo vietato alle banche italiane di finanziare società che producono mine antipersona. Bene, questo è un passo sicuramente in avanti, ma ricordiamoci che ci sono tanti altri modi per fare male, non fisicamente, ma economicamente. Io ve ne ho parlato brevemente in questo video, spero di aver aggiunto un po' di persone, spero che magari vogliate condividerlo, parlarne con i vostri amici, con i vostri conoscenti, perché ribadisco, veramente pochissimi conoscono il reale funzionamento di queste banche, magari così le qualche volta l'hanno giusto, sentite nominare un attimino, ma pensano che siano delle fregature, che sia un trucco, che dietro ci sia qualcosa di sporco. Ecco, attenzione, una cosa la aggiungo. Io non ho mai detto e non dirò mai che queste banche sono perfette. Non ho mai detto e non dirò mai che non fanno errori, che comunque non ci sia un fattore umano, una parte di discrezionalità e quindi possa succedere ogni tanto qualcosa di poco di non perfetto, sono banche fatte da esseri umani e quindi ci sta un certo margine anche qui di errore, di comportamenti non perfetti, però l'importante è lo statuto che è completamente diverso. È lo statuto che, come ho detto, prevede un utilizzo etico del denaro, lo statuto ve lo potete scaricare e leggere tranquillamente anche senza essere soci, senza essere niente, e che appunto non prevede i dividendi, quindi quello che la banca guadagna non lo distribuisce ai soci, ma lo mette a riserva perché, come sapete bene, e lo confermo per l'ennesima volta, una banca può prestare in proporzione al proprio capitale sociale e alle riserve. Quindi quanto più ha capitale sociale, quanto più ha riserve, tanto più può prestare denaro. Tanto più può prestare denaro. Quindi la banca la trovate tranquillamente sui miei siti, sui miei social, ne ho parlato 5.000 volte. Io non dico Rosa di affidarsi a nessuno, io dico di informarsi. Rispondo a Rosa Bartulli, io non dico di affidarsi a nessuno, dico di informarsi. Dico che tra le cose che ha messo a disposizione questa banca e che trovate anche nel mio sito, ma è gratuito, c'è un manuale di finanza popolare. C'è un manuale di finanza popolare assolutamente gratuito, quindi non fate nessun tipo di atto illecito né scaricarlo e né leggerlo gratuitamente, perché è stato fatto appunto gratuitamente, per essere letto gratuitamente. C'è un manuale di finanza popolare che dà
sono più di 200 pagine, quindi non è proprio, non sono quattro foglietti, che spiega tantissime cose sulla finanza. È gratis, potete utilizzarlo. Nel mio canale YouTube, nel mio sito, trovate moltissimo altro materiale, trovate video, trovate tanta roba, ma ci sono tanti altri mezzi per informarsi. Franco Iannucello, ci sono tanti problemi oltre alle banche, quelle delle piattaforme truffa, che purtroppo io sono stato truffato. Se è una truffa, come sempre, Franco, ci si rivolge a un avvocato, alla magistratura, si denuncia la truffa e la magistratura persegue il crimine. È banale, quando c'è una truffa ci si aziona purtroppo con un avvocato, con la magistratura, per rientrare, essere ristorato dal danno. Fare una legge contro le piattaforme truffa, c'è già, nel senso che tu stesso scrivi che è una truffa, ma si sa già che qualsiasi soggetto non può fare le truffe, non può farle. Se tu ti riferisci alle piattaforme di crowdfunding, perché qua non capisco, tu scrivi piattaforme truffa, se ti riferisci alle piattaforme di crowdfunding, io stesso ho fatto un video descrivendo una piattaforma di crowdfunding, diciamo così, che ha la mia fiducia perché è stata validata da questo istituto finanziario etico che ha sposato il suo modo di operare e lo ha, diciamo così, ha dato una patente di eticità, di comportamento corretto a questa piattaforma. Quindi, se parli di piattaforme di crowdfunding, ce ne sono tantissime. Certamente, come in tutte le cose, bisogna stare attenti. Non voglio dilungarmi sul crowdfunding. Chi è interessato, trova sia un mio video che tantissimo altro materiale. Quando si investe il proprio denaro, ovviamente bisogna stare estremamente, estremamente attenti. Questo è ovvio, non c'è bisogno che lo dica io. Quindi, nei miei canali social trovate moltissimo altro materiale. Adesso chiudo qui, non voglio fare assolutamente. Non voglio dilungare oltre, sono già andato già molto oltre. Ho tantissime altre cose di cui vi voglio parlare nei giorni prossimi, non appena uscirà in Gazzetta Ufficiale il decreto crescita. Così torniamo alla politica, diciamo, in senso ancora più stretto. Io mi sono già letto la bozza del decreto crescita, ci sono molte cose molto, 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 molto interessanti. Aspetto la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale in maniera che il testo sia ufficiale, non sia la bozza che ho letto, e ve ne parlerò immediatamente perché ci sono diverse cose tra le quali, tra l'altro, anch'io stesso ho lavorato in tutti questi anni, quindi adesso almeno una cosa l'ho vista portata a compimento, quindi ve ne parlerò appena esce in Gazzetta Ufficiale. Quindi ringrazio tutti e buona giornata, buona festa 1º maggio domani. Domani 1º maggio, se ce la faccio, vi parlerò di come i nuovi mass media abbiano un'influenza enorme che spesso utilizzano dolosamente male, dolosamente male. Mi riferisco, faccio nomi e cognomi, a Facebook e al voto del referendum Brexit, come tutti sapete perfettamente che cosa è stato il referendum che gli inglesi hanno fatto per uscire dall'Europa. C'è stata una pesante interferenza di Facebook e domani, se ce la faccio, vi riassumerò un corposo articolo di una giornalista inglese che ha indagato su quanto è successo e ha messo in luce la pericolosità di un utilizzo malevole di queste piattaforme che ormai sono pervasive. Facebook ha 1 miliardo e 200 mila utenti e quindi capite bene che ha una potenza comunicativa incredibile. E quindi il mio messaggio anticipato per domani, festa del lavoro, è attenzione, selezionate con molta cura le fonti. Selezionate con estrema cura le fonti e fate sempre almeno un paio di controlli incrociati.
Non fidatevi mai, mai di una sola notizia. Certo, se la notizia proviene dalla fonte che secondo voi è la più affidabile, perché sono anni che la seguite e si è sempre dimostrata affidabile, certamente avrà un certo peso, ma comunque fate sempre almeno un paio di controlli incrociati per verificare quanto quella notizia sia corretta, si avvicini il più possibile alla verità, perché naturalmente il lavoro di comunicazione è quello di cercare di dare più elementi possibili per avvicinarsi il più possibile alla verità. Bene, grazie a tutti, buon 30 aprile e domani buon 1º maggio a tutti. Ciao.